Il Teramo accarezza il sogno di battere la Ternana, ma incassa il ritorno degli ospiti feriti nell'orgoglio. Albanolis finisce 4-2 per le Fere, secondo KO casalingo per i biancorossi in stagione, che rimangono all'ottavo posto in classifica. Paci conferma l'11 che ha vinto a Catania, mentre Lucarelli ne cambia 5 rispetto alla vittoria nello scontro diretto contro il Bari. Le Fere gestiscono il possesso per buona parte del primo tempo, ma il Teramo avrà il merito di chiudere la prima frazione in crescendo. Al decimo Falletti ci prova con un tiro da fuori che viene deviato in angolo. Al 14esimo primo squillo del diavolo con Santoro che però alza troppo la traiettoria. Al 18esimo poi è ancora Falletti a ricevere dopo un buono spunto di partipilo e andare al tiro con palla di poco alta sulla traversa. Dopo la mezz'ora Bombace ci mette lo zampino su una ripartenza che vede Defendi allontanare il pallone dall'area, ma Arrigoni raccogliere ed impegnare gli Annarilli. Contec, poco dopo, è forse decisivo nell'anticipare un Pinzauti pronto a ricevere un cross dalla sinistra di Tentardini. Al 41esimo Ferrante impegna Lewandowski, ma è l'estremo ospite a chiudere il primo tempo, allontanando un cross di Vitturini da una difesa un po' incerta. La ripresa inizia male per il Teramo, che incassa subito il vantaggio ospite. Da un cross di Furlan, la palla allontanata dall'area arriva a Falletti, che di prima intenzione infila Lewandowski per il vantaggio della Ternana. La reazione biancorossa però non manca. Il Teramo protesta al quinto per un contatto tra Santoro e Defendi, su cui il direttore di gara lascia proseguire. 2 minuti più tardi è proprio Santoro a lasciare sul posto Damian e mirare verso la porta, trovando il gol del pari. In un minuto il diavolo ribalta il risultato. Iannarilli infatti non è pronto sul tentativo dalla distanza di Bombagi e smanaccia su Costa Ferreira che porta avanti i biancorossi. La Ternana reagisce e trova il ritmo che fino a quel momento non aveva ancora messo in campo. Passano solo 3 minuti e Partipilo beffa Diakité per il gol del 2-2. Le Fere poi continuano a premere, il Teramo si complica la vita in uscita di palla e dal 18esimo Furlan ringrazia e ne approfitta per riportare avanti gli ospiti. Paci inserisce Mugo per Pinzauti sullo stile di quanto fatto a Catania ed il centrocampista biancorosso non farà mancare il suo contributo. Da una palla persa in impostazione però, Falletti firma il 14esimo gol stagionale infilando di nuovo Lewandowski con un diagonale che l'estremo difensore di casa non può bloccare. La gara si chiude praticamente così, con Mungo che si rende pericoloso in un paio di occasioni, ma con il Teramo che di fatto non riesce più a pungere. Domenica prossima per i biancorossi ci sarà un altro match casalingo contro la Virtus Francavilla.